di quest'anno la decisione del Ministero di abolire i voti alla scuola primaria. Nella nostra scuola già da 7 anni abbiamo sposato la scuola del gratuito come pedagogia per un miglior sviluppo del bambino e della sua personalità a 360 gradi. È una scuola sicuramente senza voti. Noi valutiamo i nostri bambini in base al loro percorso e non alla singola prestazione. È una scuola che valorizza il gusto di conoscere di ciascuno, quindi ai bambini insegniamo sicuramente ad essere curiosi, ad essere attivi, a portare a scuola le loro esperienze di vita vissuta e magari insieme riusciamo ad interpretare, così come quello che viene imparato a scuola lo portano all'esterno e riescono a comprenderlo a pieno. È una ricchezza per la collaborazione, infatti nelle nostre classi, anche in rispetto di tutti i decreti, manteniamo comunque una collocazione dei banchi ad isole, questo per incentivare la collaborazione tra i pari, il sostegno di uno con l'altro e anche i bambini imparano che ciascuno ha i propri doni e può condividerli con gli altri. Tutti quanti imparano ad essere valorizzati e imparano che sono importanti per quello che è la loro peculiarità. Nella nostra valutazione abbiamo 4 momenti molto importanti, sicuramente la fine del quadrimestre e poi abbiamo anche un pagellino interquadrimestrale in cui andiamo ad indicare il livello di competenza raggiunto dai nostri alunni in alcune skills. Le skill sono quelle che fanno riferimento al sistema delle case della Sacra Famiglia. Valutiamo per esempio la comunicazione efficace, l'impegno scolastico, la partecipazione, la capacità di lavorare in gruppo ed altre. Alla fine del quadrimestre invece per i nostri bambini compiliamo una lettera in cui apriamo, diciamo, il nostro cuore e raccontiamo come l'abbiamo visti nel corso del quadrimestre. Puntiamo sui loro punti di forza e li accompagniamo ad un ragionamento per i punti deboli. Questo è più semplice anche perché durante tutto l'anno utilizziamo molto l'autovalutazione, quindi i bambini sono in grado di valutare non solo le loro prestazioni disciplinari, ma anche i loro atteggiamenti e comportamenti.